Allora, torniamo. Chiedo scusa, ma dobbiamo andare avanti. Andiamo al mare, propongo. Allora, iniziamo a... insomma, questo discorso ovviamente non è terminato. Io vi ho fatto alcuni accenni, un po' di principi, uno inizia a ragionarci sopra, a capire. È ovvio che sempre dobbiamo sapere da dove entrano le energie e se le vogliamo, dove le accumuliamo, se non le vogliamo, dove le mandiamo subito fuori dal sistema. Insomma, queste cose qua bisogna capirle subito. E poi i materiali più si usano, più si comprendono, più si possono usare un materiale di uno, un materiale dell'altro. Però sapere un po' che c'è. Ah, c'era qualcuno al telefono? Avevi sentito qualcuno al telefono? Anch'io, però non so dove. Ma sento anche la parrocchia comunque, sì. Mi sembra che faccia più casino. Vabbè, iniziamoci a cantare. No, ma io penso ragazzi che si faccia, le persone che studiano per la biblioteca. Infatti, cioè, saranno gioiose. Allora, iniziamo invece a accennare, sempre a accennare, l'acqua. L'acqua liquida, dove la mandiamo, come la mandiamo, dentro casa. Finora abbiamo parlato di acqua sotto forma di... perché poi in realtà chi lo porta il calore è l'acqua nell'aria, quindi anche quello è... E io sto pensando una cosa che non ho mai pensato, però credo che noi sentiamo di più a stessa temperatura, sentiamo più il calore quando umidità, perché l'acqua lo accumula dentro, quindi in realtà ne trasporta molto di più. Adesso mi è venuto un attimo un flash, ma adesso vado a vedere se è vero. Il presidente. Stiamo disturbando il presidente. Scusi, che il... ha fatto così. La disturbiamo? Fai il capo espiatorio per un attimo, dai. No, smettiamo. Allora, andiamo un po' a vedere queste acque che entrano, soprattutto in luoghi come questi dove sembra che non piove mai, io non so, dovunque, Venezuela, Tenerife, mi dico arrivo e non posso, qui non piove mai, arrivo dopo due giorni, acquazzoni continui, sarò io, sarà il fatto che non so, gli dico scusa non piove, no vabbè ma solo oggi, ma solo domani, cioè capito, tutta questa acqua la buttate via, dico ma che... Solo sta acqua la buttiamo via, invece no, adesso recuperiamo tutte le acque possibili e immaginabili, quelle che abbiamo bisogno, cioè qui ovviamente dentro casa non vogliamo umidità, non vogliamo ristagni di acqua umida, per cui isoliamo capillarmente, eccetera, eccetera, mentre invece tutta l'acqua liquida noi la vogliamo e la manteniamo. Prima di tutto c'è l'acqua piovana, che andiamo a recuperare. L'acqua piovana si può bere o non si può bere? Sì, l'acqua piovana è potabilissima. Okay? L'unica cosa che può avere, che si può trasportare l'acqua piovana, però in luoghi estremamente inquinati, però a Sydney io me la bevo, ovunque sono andata e me la sono bevuta, può portare insomma, un minimo di metalli pesanti, che è facilissimo da togliere, adesso dico come, ma da eliminare, grazie. L'acqua piovana è biologicamente pura, quindi non ha patogeni, quindi a livello biologico non ci sono problemi, è solo a livello chimico che può esserci dei problemi. Quindi abbiamo un'acqua potabile perfetta. Dove la tratteniamo? Ovviamente che tipo di tetto? Ecco qua, quando sto pomeriggio iniziamo a parlare di tetto verde, l'unica cosa che non puoi fare col tetto verde è recuperare acqua potabile, perché ovviamente passa attraverso un sistema di terre e quindi non sai, organico, quindi ovviamente... non è più biologicamente pulita. Ogni altro tipo di superficie, possibilmente il cotto ovviamente è ottimo, e, metalli tipo ferro zincato va benissimo, eviterei tutti quei prodotti sintetici di base del petrolio che hanno particelle, cose che possono perdere, perché ovviamente quello diventa ancora più difficile. Plastica se scivola sopra e non viene mantenuta va bene, ci sono delle plastiche che sono non polipropilene ma policloruri che
che tutto sommato, insomma, no, non è il massimo, ecco, però si scivola velocemente. Allora, abbiamo detto che però l'acqua di pioggia c'ha una memoria e questa memoria la dobbiamo mantenere, quindi possibilmente le grondaie in rame, che è un ottimo materiale per l'acqua potabile, evitiamo la plastica in questo caso, il ferro zincato va bene, qua se ne rubano le grondaie di rame. Benissimo, il ferro zincato allora, ok? Giustamente, costa tantissimo. Il ferro zincato va bene. E però cerchiamo di farle entrare in dei contenitori che teniamo riparati dalla luce, quindi al nord, quindi coperti con delle piante, dei contenitori anche qui, ferro zincato è uno dei primi, adesso c'è questo teflon, io non mi fido tanto dell'industria di prodotti petroliferi perché ti dicono è potabilissimo, fantastico il teflon, non so perché c'è qualcosa che non mi quaglia. Beh, se lo tieni al nord, sempre in ombra, non dovrebbe succedere nulla. So che in genere è in acido fino al momento in cui non ci sono dei punti di elevata temperatura, si sviluppa certo, un acido che... Certo, però se lo tieni, diciamo, al nord, questo non dovrebbe succedere. Facciamo entrare quest'acqua senza troppi nodi, senza troppi angoli. E con ovviamente una rete, una retina, di modo che mettete sempre nelle grondaie, se voi mettete una rete così, ok, evitate di ripulire le grondaie ogni anno, ok, che in città non succede tanto perché non ci sono tante foglie, però se mettete una rete così le foglie si appoggiano, si seccano e volano via, quindi si autopulisce. Poi però mettete anche una rete all'entrata per evitare che animali entrino. Il contenitore d'acqua è messo appunto all'ombra, c'ha un rubinetto a 40 cm di altezza da cui prendere e poi sul fondo consiglio di mettere, io uso questo e anche alcuni libri di permacultura dicono, di mettere pietre di fiume, pietre di mare, lisce, eccetera. Cosa fanno queste pietre? Aumentano la superficie, su queste pietre con pochissima quantità di luce che entra si formano delle alghe, queste alghe sanno catturare i metalli pesanti, quindi piove, aspettiamo due ore, su questa superficie che è aumentata di 3-4 volte, non è più un metro quadrato ma sarà almeno 5, si mettono le alghe, queste alghe che possono catturare i metalli pesanti. Non è un materiale poroso? Ma sì. Non è un materiale poroso? No. Superficie a disposizione dei microorganismi? No, perché non vuoi che l'acqua venga assorbita dentro e... Sì, tu dici le ceramiche, metto gli M nelle ceramiche, posso anche usare. Sto pensando se è un fatto locale, allora generalmente loro nei libri ti dicono pietre lisce di mare, adesso sto pensando se è un fatto locale loro, di dove è stato scritto il libro, perché da noi c'è il tufo e non lo usi, che è l'unica porosa, quindi vai sulle pietre laviche che sono lisce, il tufo c'ha il radom, è un casino. Utilizzando roba locale, ok, cioè se si utilizza il materiale... È probabile che se tu hai una pietra locale, anche porosa, ma che non abbia radom, non abbia altri problemi, adesso sto pensando forse in effetti... Sì, 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 no, sto cercando di rispondere alla sua domanda, forse no, sì. Partiva da un'osservazione su alcuni filtri biologici per acquari, dove ovviamente hai spazi limitati, non lo devi invadere sì. Tutto con il filtro. E metti la pomice. Sono di Siporax, che è una specie di materiale vetrificato, un'anastomosi come le trabecole osse. Sì. Aumenta la superficie. Guarda... Sì, però lì passa attraverso la pompa, quindi diciamo che è un po'... mi prendo questa risposta. Meglio la natura. Comunque, no, va bene, ma insomma delle pietre, diciamo, porose. Comunque lì si formano queste alghe che catturano. Allora, quando piove, aspettiamo quelle 2-3 ore che si sedimenti tutto. E dopodiché prendiamo l'acqua a 40 centimetri. Quella è potabile. Ora, però, perché bere acqua
Perché bere acqua? Quando in tutte le altre popolazioni, dove sono andata dal deserto agli Andini in montagna, ma ne so di altre dove non le ho vissute personalmente, ma insomma nessuno beve acqua. Non bevono acqua. Noi umani non abbiamo mai bevuto acqua. Semmai beviamo dell'acqua con dei minerali dentro. Perché? Perché se noi continuiamo a bere acqua, soprattutto se è oligo minerale e l'acqua di pioggia non ha minerali dentro, ok, pochissimi, che succede? Al passaggio dei reni, ovviamente per osmosi, mi porto via tutti i minerali del corpo. Quindi io più bevo, più non mi si abbassa la pressione se vuoi, ma se non mi si abbassa perché sono giovane e forte, comunque sì, mi porto via i minerali. Io dovrei bere sempre qualcosa che abbia la stessa concentrazione minerale del sangue. Quindi a quest'acqua io ci metto dentro le foglie di finocchio selvatico, i fiori di sambuco, due petali di rosa, ma non mi importa niente, qualsiasi, oppure faccio la tisana e la faccio lì. Perché se io bevo una cosa, e se voi vedete nel mondo ci stanno il tè di menta, il tè, il mate di cocca, ognuno ha la sua, il caffè, ognuno ha la sua bevanda, perché erano bevande che erano mineralizzate. Quindi bevendo queste bevande, dai pasti, è ovvio che io ho la stessa quantità di minerali, quindi i minerali non li perdo, al massimo mi porto via le tossine. Okay. Questo fatto dell'acqua è molto interessante perché quando avviene la glicolisi dentro le cellule, tutte le nostre cellule, noi produciamo acqua, da zero, produciamo acqua. Okay? Quindi se noi produciamo acqua, chiamiamola pure per alchimia, ma insomma l'acqua lì non c'era, adesso di colpo c'è, la produciamo, a questo punto, e sappiamo che ci sono degli animali mammiferi che possono stare 7-8 mesi nel deserto senza assolutamente ingerire cibo acquoso o acqua, a questo punto ti rendi conto che il nostro è un momento di perversione storica, che questi medici ci fanno, cioè come se fossimo delle macchine, pisciate 2 litri e inglobate 2 litri, ma noi non siamo delle scatole chiuse, siamo dei sistemi complessi, noi la materia la facciamo, la dissiamo, la aumentiamo, non siamo una scatola chiusa meccanica, ok? E, allora, a parte bere durante i pasti, che l'unica cosa che ci fa digerire sono le bevande alcoliche, perché l'alcol ti aiuta a digerire. Mentre invece l'acqua ti diluisce i batteri, quindi ovviamente questa è un'ennesima scusa per poter bere il vino. Cioè, me l'ho passata così, vedo che lei mi ha beccato e gli altri invece tutti belli, seri. Vabbè. E dov'è un bicchierito di vino? Scusa. No, non ho ancora mangiato. Allora, ma soprattutto... Bere durante i pasti appunto ci diluisce i batteri, quindi ovviamente la digestione ce la rallenta in maniera. Ma anche dobbiamo andare a vedere che cosa mangiamo. Ieri abbiamo parlato del sale e anche tutte le cose secche che noi mangiamo, ok? Che è esagerato, perché dovremmo mangiare molto più liquido, molto più frutta, molto più cose di questo genere. Interessante, dato che parliamo di acqua, entro un attimo nell'alimentazione che avevamo lasciato ieri a un certo punto. Studiando la storia dell'alimentazione, vengono fuori delle cose interessanti. Ad esempio, i primi campi che vennero coltivati in avena, in un cereale, erano per la fermentazione della birra. Okay? Le fermentazioni alcoliche ovviamente facevano parte della conoscenza di noi stessi, perché se uno beve una bevanda alcolica è ovvio che ha questo rilassamento, non 7 bicchieri, uno. Ha questo rilassamento per cui connetti con te stesso molto meglio, no? Infatti divino, la parola divino non è che viene da zero, ma veniva fatto per questo. I cereali, la grande massa di... Buongiorno! Ce l'ha fatta! Ciao Gigi! Tutte le informazioni di ora, siccome ha tolto parecchia roba, riesce a assimilare. Per osmosi. Allora, le prime grandi quantità di cereali coltivate per il pane vengono appunto per questa famosa civiltà che era legata alla schiavitù, ovvero
Perché produrre tanti cereali? Quando noi non mangiavamo tanti cereali in quest'epoca, assolutamente, mangiavamo di tutto, ok? Mangiavamo fibre, proteine, tutto quello che ci incontrava, uova crude, ovviamente, perché erano lì. Mangiavamo tutta una serie di cose diverse. Non ho detto seppie, ho detto uova. Questa è una terapia intensiva. Cosa ha fatto? Ho mangiato la seppia quindi. Viva. No, ma lei è contenta oggi, è felice di poter dire qualsiasi cosa, non gli succede niente. Allora, che succede? È ovvio che se io inizio a vivere nella civis e c'ho chi ha un ruolo intellettuale, chi ha un ruolo religioso, chi ha un ruolo di comando e quindi tutta una serie di cose devono essere fatte da altre persone e di conseguenza vengono fuori, diciamo, gli schiavi, vuol dire noi che dobbiamo lavorare e fare, che cosa gli devo dare? Io gli devo dare un combustibile che questi facciano almeno 15-16 ore di lavoro al giorno, altrimenti qui non riescono a rimpiazzare le ore che io sto qui seduta a fare un tubo. Domani basta, perché mi avete veramente tenuta legata qua. No, ma io stavo qui dentro comunque, con Ismael, poi figurati. Poi lì, vabbè, va niente. E quindi che succede? Vado a trovare l'unica pianta, vi avevo detto che tutte le piante hanno una maniera per proteggersi dagli animali, perché sennò li mangiamo completamente, quindi hanno generalmente tossine dentro, oppure hanno altre sostanze, no? Alcaloidi generalmente con cui si proteggono. Le uniche piante che invece non hanno niente, oltre alle alghe, sempre, ho letto questa frase ma mi ha lasciato un attimo così, voglio ricercare se è vero che in realtà le alghe non si devono difendere, che sono tutte buone, commestibili, sono i cereali. Quindi io posso mangiare tantissimi cereali in una giornata, il cereale la base è il carboidrato, quindi lo zucchero mi va direttamente nel sangue, sono generalmente, ci sono i carboidrati complessi, sono gli amidi, ma anche i cereali fatto di tanti zuccheri semplici, quindi ovviamente io immediatamente ho l'energia nel corpo e quindi posso muovermi. La nostra alimentazione è basata su questo pane, infatti nella storia dell'umanità il pane non poteva mai mancare, perché sennò il motore principale della civiltà, cioè chi lavora, sarebbe mancato. E quindi una delle ragioni per cui mangiamo tantissimo è proprio perché siamo figli di questa civiltà, della civis, della schiavitù. Ma un'altra cosa interessante è vedere, a proposito, oggi diceva qualcuno, io preferisco il caffè senza zucchero. Allora, le bevande amare, l'avevo raccontato questo l'altra volta? No. Le bevande amare hanno un'altra storia interessante. Allora, ci sono, adesso come adesso, nella nostra alimentazione ci sono tre bevande amare che noi usiamo, no? Il caffè, il tè e il cacao. Poi ce ne sono mille altre, il mate, una, e altre, la coca, che non è tanto amara, ma insomma così. E mille altre in tutto il mondo, ognuno c'ha la sua erba. Ma queste vengono, il cacao viene dal Messico, no? Viene dal Messico, è stato usato da 3000 anni prima di Cristo, sempre. E guarda caso, chocolate in Maya vuol dire acqua amara, quindi deve essere assolutamente bevuto amaro. Andiamo in Etiopia, troviamo il caffè, e il caffè è anche sempre stato consumato amaro, ok? Andiamo in Cina, troviamo la camellia, cioè il tè, sia verde che fermentato, cioè nero, e anche quello era sempre consumato amaro. Cosa fanno le bevande amare? Beh, le bevande amare, oltre ad avere un'azione sul fegato, però si rivede sull'ipofisi e l'ipotalamo, quindi lavorano su una certa... ti sveglia e comprendi e vedi, ok? Un po' come l'alcol. Erano tutte bevande legate, se vogliamo, a dei rituali, ma ancora prima è proprio legate ad un'esigenza di conoscere noi stessi, perché il primo bisogno dell'essere umano non è la zona di comfort, il rifugio, le relazioni con gli altri, il cibo, l'aria, bla bla bla, è conoscere se stessi. Ce l'hanno raccontato i presocratici, ce lo siamo dimenticati e quindi siamo un po' persi. Invece è quello.
Allora, a questo punto, queste bevande amare facevano parte di questo processo, no? Infatti poi il cacao è stato chiamato in nome botanico è la bevanda del Deo, no? Perché veniva usato in questi sensi. Poi c'è un'altra storia di queste bevande amare. Queste bevande amare viaggiano dal Messico, tutto Sud America, il cacao, poi entra dentro dopo il 500 in Europa. E il caffè parte dall'Etiopia, va verso il nord, resta nel mondo arabo per tantissimo tempo, entra in Europa dopo l'ultima guerra che fanno i turchi con gli austriaci, perché un austriaco dice ma sai che manova c'è, proviamo sta bevanda, gli mette un po' di miele e la inizia a dare alla turca con tutta la polvere sotto. Penso che magari no, in realtà non ti dipende dalla caffeina, infatti è quello che voglio arrivare. E il tè lo stesso, il tè parte dalla Cina, arriva in India. Volevo capire una cosa, però se diciamo il discorso dell'acqua, che possiamo consumare altri liquidi, no, dovremmo consumare altri liquidi e non l'acqua, i famosi due litri. Anche mezzo, Anche mezzo, anche cinque. Un'altra sostanza liquida che non sia l'acqua. Che abbia minerali. Una bevanda, una tisana. Certo, ma questo non è che può valere. Io non mi posso bere un litro di caffè al giorno. No, ma di tisana sì, puoi mettere. Quello che ho detto prima, puoi mettere dei fiori, delle cose. In questa epoca ci stanno il finocchio selvatico. Prova a prendere una brocca d'acqua, infilarci dentro il finocchio selvatico. Intanto evapora il cloro se c'è, perché nell'acquedotto ormai ce lo mettono sempre. Poi. Poi col. No, puoi anche metterla nel frigo, come vuoi tu, non è un problema. L'importante è che però fai evaporare il cloro, che ci mette qualche ora, ma soprattutto con una pianta dentro inizia ad acquistare i minerali. Perché le persone che lavano l'insalata, lasciano l'insalata per delle ore nell'acqua, anche solo un quarto d'ora, perdi tutti i pochi minerali che ha l'insalata. L'insalata va lavata velocemente. Comunque, torniamo un attimo. Ok, a questo punto siamo in Nuova Guinea, sempre lì 2000 prima di Cristo, e c'è la canna da zucchero. Benissimo. Canna da zucchero, il papelon, quello, insomma, il succo di canna da zucchero, in realtà il zucchero è complessato, non è libero. Quindi se io mangio questa cosa qua, che è la canna da zucchero, sia pressata che succo, in realtà il mio organismo riceve tantissimi minerali, tantissimi zuccheri complessati, deve digerirlo, non va direttamente nel sangue e quindi ha la sua azione, insomma è un pasto praticamente. Cosa succede che tu l'ho bevuto in Amazzonia, il succo della canna da zucchero. No, è molto forte, anche a me piace, però tutte queste cose iniziano a girare, guarda caso arrivano in Inghilterra verso il 1640, no? Cioè dal 1640 in poi hai delle descrizioni in cui lo zucchero viene attaccato alla bevanda amara, unito e consumato. Secondo delle teorie dicono che appunto grazie a questa ulteriore spinta per la schiavitù si è entrati nella rivoluzione industriale. Perché? Perché finché tu hai 15 ore e fai un lavoro differente, ti basta la pagnotta e lo fai. Ma quando tu devi fare un lavoro uguale, sempre per quelle cavole di 15 ore, è ovvio che tu hai bisogno di una spinta maggiore in più. Allora, il fatto che l'amaro, che invece ha una funzione molto importante nell'organismo, incontra il dolce, è una bevanda diabolica e è veramente distruttiva per noi, perché ti apre l'ipofisi, qui tu ti senti che capisci, comprendi, però dato che non hai energie puoi stare tranquillamente seduto, tranquillo. Se invece ti metto dentro il carboidrato e lui inizia la frenesia, devo fare qualcosa che mi metto a lavorare. E infatti non c'è azienda che non abbia il coffee break, perché? Perché quella è l'unica spinta che manda avanti le persone a lavorare. Quindi noi viviamo con una alimentazione da schiavi, poi dopo uno lo sa, si va a prendere il coffee break, il caffè, il dolcetto, che adoro. Cioè voglio dire, basta però essere consapevoli di dove siamo, a che punto dell'epoca siamo, e eccetera. Il pesce crudo. Perché facciamo una sosta di pesce crudo, no? Vanno a fondere il caffè turco, proprio. Sì, no, buonissimo. Ma se vieni a Zebra, te lo faccio. La storia, la bevanda amara delle nostre parti, nella storia antica, qual era? Perché queste sono. Qui in Puglia? Cioè, che sacci? La Magna Grecia, vi siete portati qualcosa dalla Grecia? Ti sono di cicoria, dice Pamponza. Voglio dire, è amare.
sicuramente, guarda, c'è sempre un amaro. In realtà, al di là del gusto e l'effetto che ti fa, cioè quando io bevo il mate è amaro, non so se è buono, però l'effetto che mi fa è... C'è il caffè di cicoria. Sì, sì, il caffè di cicoria lo facevo, ma anche con la gramigna la pulisci, la tosti? No, la radice. Anche dalla cicoria la radice. Fai una specie di surrogato di caffè. Sì. Lo stesso principio. Ah, okay. Allora, torniamo un attimo all'acqua, dunque. Quindi l'acqua piovana la possiamo raccogliere, la manteniamo. È ovvio che se io la raccolgo a una certa altezza e poi me la metto dentro casa, semplicemente proprio, io non ho bisogno di pompe, di niente, di modo che non perdo nessuna memoria, cioè mi arriva in casa e la uso nel mio lavandino. Ok? Proprio accaduta. Cosa succede una volta che invece io ho usato l'acqua e dove la metto? Benissimo, allora partiamo dalle acque grigie. Le acque grigie sono le acque dei lavandini, della doccia, della cucina. Allora, ieri abbiamo un po' visto un po' di fotografie, abbiamo visto che quest'acqua però è carica di grassi e di sedimenti, quindi forse è il caso che io faccio passare attraverso un degrassatore sedimentatore prima di usarla. Il degrassatore sedimentatore è una camera dove entra l'acqua e esce alla stessa altezza, però ci avrò prima un sedimentatore e un po' il degrassatore. Qui sedimenta e quindi frena la velocità dell'acqua. A questo punto qui si... questo potrebbe essere... no, facciamo l'inverso, scusate. Ok, qui sedimenta e qui si ferma il grasso, no, perché sennò dovrò fare un'altra camera di là. Allora, qui scende l'acqua, ok? E blocca il grasso che non riesce a passare di là, questo frena un minimo il movimento dell'acqua, dopodiché qui si sedimenta quello che è in più e quindi mi esce di qui che è se non altro degrassata e sedimentata. Del grasso cosa ne faccio? Un sacco di roba, posso fare dai saponi a metterlo sui legni esterni, lo recupero e lo posso usare, ok? Il sedimento anche quello ogni tanto lo vado lì a ripulire, eccetera eccetera. Allora, cioè questo è un fosso, eh? È un contenitore qualsiasi. È un contenitore qualsiasi, lo puoi fare in argilla, in terra, in cocciopesto, in cemento, in come vuoi. Anzi, se c'hai una cosa di plastica che ritrovi la puoi dividere. L'importante è che l'acqua entra di qui. Entra di qui, ok? E rilascia tutti i grassi qua, perché il grasso ovviamente non può oltrepassare questa linea. Qui inizia a sedimentare, ok? C'è l'impurità. Quindi l'acqua fa così e poi deve fare così per riuscire. E poi riesce alla stessa altezza. Praticamente è un filtro biologico laterale per acquari. Solo che li mettono anche il materiale. Qua sì, qui non filtra il biologico, ma filtra semplicemente... La struttura. Sì, sì, sì. Sì, come facevano le fosse anche delle acque nere fino a pochi anni fa. Però bisogna stare attenti che il livello dell'acqua non arrivi al di sotto del passaggio che fa con la seconda. No, beh, l'acqua può anche, se tu non lo usi, può anche fermarsi qua. Tanto sta ferma, poi nel momento che lo usi questo è il livello, l'importante è che questo non sia troppo basso o questo non sia troppo alto per cui l'acqua ti si ferma, cioè, se tu metti questo livello qua è ovvio che si ferma l'acqua dentro casa a certa altezza. Entrata e uscita, sì. La grande discussione lì a Tenerife, c'era questo idraulico di Uruguay, per cui... Allora il degassatore, allora cosa fa? Allora si discuteva molto tra di qui, non la pressione, non qua, non la... Alla fine abbiamo capito tutte e due, eravamo tutti felici, me li ha fatti tutti uguali e è andata. Va bene, no? Deve farne 100, 200, quindi è bene che... Dipende se è un'industria alle spalle o se è un lavandino di casa. Sì.
Lo puoi anche usare per acque nere, perché una volta non si usavano i fossei, in molte regioni d'Italia si usava questa cosa qua, quindi entravano le acque nere, c'era, sedimentava, degrassava e poi usciva a dispersione, no? Beh, quello è sulla fitodepurazione, però. O prima. Sì, il tema della IMOF è un po' un problema, perché la IMOF è fatta così, no? Adesso comunque ci arriviamo, ma c'ha, ok, una, quindi qui arriva tutta l'acqua nera, il solido si ferma, quindi uscirà quando sarà un pochettino più liquido, qui c'è una sedimentazione e poi dopo anche qua c'è un degrassatore, quindi che blocca, ti fa bloccare il grasso. Quindi tu hai un degrassatore qua, il sedimentatore qua. L'unico problema della IMOF per la fitodepurazione, poi lo diciamo di nuovo, è che se mi esce da lì io ho pochissima fermentazione anaerobia perché l'acqua sempre fluisce. Se invece io lo lascio lì per lungo tempo, il metano è molto di più, quindi quando mi esce da quella zona lì l'acqua puzza, mentre qui molto meno, e quindi io faccio un po' fatica, devo scegliere il giusto sistema di fitodepurazione, che poi vi dico quello che io so fare e faccio, e lo scelgo proprio per questa ragione qua, per evitare le zanzare, perché non crea odore. Va bene, siamo alle acque grigie, no, dimentichiamoci questo, siamo alle acque grigie. No, non so, parlo di questo qui. No. Questo, ok, acque grigie. Quello, acque grigie, così. È, diciamo, tra virgolette, e perché dobbiamo usare la fossa IMOF? No, infatti tu dimenticati che ho detto. No, legalmente posso farlo così. Quelle acque grigie? E quello devi vedere un po' regionalmente, perché le acque grigie adesso sono finalmente, cioè legge nazionale le separano da quelle piovane e da quelle nere, però non so che cosa ti obbligano a fare. Io, sai, della legge non mi occupo molto, perché vado sul logico e sull'etico, ok? Poi dopo, a seconda della regione, andiamo a vedere col progettista che firmerà il coso, cosa gli va bene a lui, ma non mi occupo tanto di legge, perché tanto le leggi, cioè, è raro che abbiano buon senso, per cui tanto vale andare sull'etica e sul buon senso. Degrassatore. Le vasche di prima pioggia. Ah, perfetto. Quindi le deve comunque collegare in serie, avere la distanza almeno di 10 metri da fossa IMOF, perché insomma già questo c'è. Uno deve avere Palazzo Pitti per riuscire. Sì. Cioè, se tu questa zona qua, qui, ci metti un canneto. Immaginiamo questa più. Ah, tu la metti dopo. Metti dopo, che è meglio. Tu mettilo dopo, tu fai fare il suo mestiere, poi qui esce e ci metti bambuseto, è meglio. Ancora, diciamo, perché fai materiale, tu l'accumuli in un materiale di costruzione tipo bambù, più che canneto, non ci mettere canneto, ma questa qui la puoi usare direttamente nelle tue insalate se vuoi, quello che adesso facciamo. La fitodepurazione che cosa? La fitodepurazione tu la fai per le acque nere, non per le acque grigie, adesso parliamo solo di acque grigie. Applicato alle acque nere non funziona. Allora, non parliamo di acque nere, adesso parliamo di acque grigie. Finiamo il discorso di acque grigie, poi entriamo nelle acque nere e vediamo che cosa vogliamo togliere dalle acque nere. Ok? Allora, dalle acque grigie noi abbiamo una bassissima carica batterica, ma c'è, ok? Abbiamo grasso, abbiamo sedimento, ok? E abbiamo fosfati e nitrati, ok? Tutto questo però è facilissimo, voglio dire, tu lo mandi direttamente, togli il grasso, ecco l'unica cosa che io vi dico, anche se siete in casa vostra, eccetera, eccetera, l'acqua grigia, mettici un degrassatore, perché il grasso è un peso al sistema di batteri abbastanza, cioè se dai dell'acqua grassa ad una pianta, dopo un po' insomma, rende asfittica, non passa più l'aria, quindi l'unica cosa che comunque delle acque sporche che escono a casa vostra, il degrassatore lo mettete in ogni caso. Ok? Se lo vogliamo fare appunto in casa, diciamo, il degrassatore. L'ho fatto vedere ieri, poi semmai. È simile a questo qui, voglio dire, veramente è una scatola in cui è solo il degrassatore, tu fai proprio un pozzetto. Lo trovo, cerco la foto.
Sì, no, un pozzetto. Vai a Zamlingar. Vabbè, comunque è un pozzetto semplicemente così, in cui praticamente l'acqua passa di qua. E quindi entra di qui, esce di qui e qui si accumula. Sì, certo. Zamlingar, vai all'inizio, permafoto e poi vai a Zamlingar. Allora, se anche grigie. Le anche grigie, una volta che avete degrassate, Zamlingar. Zamlingar. Non c'è. No, permafoto. Permafoto. Progetti, scusami, mi sono sbagliata una, progetti. Zamlingar foto. Questo? Sì. Yeah. E poi è una delle ultime. Lì c'è la... bello sto mare. Allora, quale? Eccola lì, quella lì la 98. Questo. Sì. Yeah. Questo è un sistema... Questo. Quello lì. Questo è un sistema di fitodepurante di alghe grigie con il biorroio che abbiamo visto ieri. Questo è? È uguale. Allora, a questo punto le acque grigie voi le mandate, le fate accumulare da qualche parte. Cosa vuol dire accumulare? Sotto forma di pianta, generalmente, anche pianta commestibile, ok? Questo dipende appunto che cosa usate in casa, eccetera, eccetera. Se avete timore che ci siano troppi fosfati o cose di questo genere, allora la mandate appunto, l'accumulate in un bambù, in materiale che poi dopo userete. Okay. Io generalmente l'uscita delle acque nere dopo la fitodepurazione le mando in un bambusetto. Però ci sono degli impianti di fitodepurazione di acque nere in cui è tutto pulito e potete farla rientrare in casa con una pompa e usarla. Però anche dentro casa, è un po' come questo schema qua, no? Anche dentro casa, se voi l'acqua la usate in un lavandino e poi la mandate fuori dal sistema, perché non usarla in vari sistemi prima di farla uscire di casa? Ad esempio, se dell'acqua che so io che usate per lavarvi, poi dopo avete il contenitore e potete lavare i vestiti o rimetterla dentro una lavatrice, perfetto se siete proprio senza acqua, ok? Io ho vissuto 7 anni solo con l'acqua piovana, vi facevo fare 2000 giri, tipo flipper, prima di farla uscire sta pallina, cioè proprio la usavo per tutto e di più. Poi l'accumulavo fuori sotto forma di piante. Se no fate uno di questi fitodepuratori che sono molto semplici col biorroio, sopra il biorroio ci mettete le vostre insalate e quindi automaticamente passa attraverso con gli IM, in questo caso avete bisogno di IM perché di fosfati e di nitrati ce ne sono tanti, gli IM li trasformano subito, a questo punto le vostre lattughe, biete, spinaci, consolide varie crescono a dismisura e voi tagliate e mangiate senza nessun problema di metalli pesanti che possono essere accumulati perché ci avete il biorroio sotto che vi funziona con metalli pesanti, ok? Le acque nere. Che ore sono? Sono 10. Scusa, questo oggetto potrebbe anche essere grande così, no? Sì. Probabilmente per una piccola fitodepurazione fallo così, cioè, così è già enorme, facciamo una grande fitodepurazione. Cioè stiamo parlando di degrassatore, non fitodepurazione, qui non c'è sta né batteri né niente, è meccanicamente voi state dividendo la parte pesante e la parte grassa, punto, non siamo entrati in un mondo di bio. Come? Ci vuole un altro serbatoio poi a valle. No, se questa qui è grigia la mandate direttamente nell'orto, cioè neanche dovete fare più niente. Assolutamente, la mandi in un biorroio che con gli M inizia a toglierti e a trasformarti. Questo non è legale?
quello che sto dicendo io, però funziona perfettamente. Ok? Cioè, quello che ho fatto in altre case è quando viene la USL e ti dice: ah, qui i tubi vanno di qui, vanno di là, loro guardano, controllano tutto bene, in realtà sotto il tubo fa un altro giro e va dove voglio io. È ovvio, cioè, non è che li sto pigliando per il culo, loro stanno facendo il loro mestiere, ma se la loro conoscenza finisce qua e la mia invece è di qua, ognuno vive con le proprie convinzioni e conoscenze. Io posso essere completamente errata. Mi funziona, non ha odori, le verdure sono buonissime, ormai da 22 anni vanno avanti così, non certo mi metto a cambiare il sistema, solo perché la legge cambia. Ma questo va pulito poi nel tot? C'ho dei batteri, la flora batterica, Il grasso, diciamo. Questo ogni tanto, sì. Io ti chiedo sempre, perché è sempre così la questione. La gente mi dice: ah, come faccio a scaldare la mia casa? Allora, prima di scaldare la tua casa, vai a vedere dove ti esce il calore, dove perdi il calore, più che mettere più calore dentro. E delle volte mettono delle stufe, dei kilowatt altissimi, quando quella casa è un colabrodo. Allora, prima di mettere quella cosa là, vai a vedere dove risparmi. Allora, io qui ti chiedo questa cosa. Prima di andare a pulire questo qui ogni volta al mese, cazzo, fai la scarpetta col dito se non mangi pane, ma togli. No, la gente mette i piatti pieni di olio dentro il lavandino, ma l'olio è cibo. Allora, sai cosa facciamo noi? L'oriochi. L'oriochi è una pratica che mi ha insegnato un'amica, buddista, no, l'amica, la pratica, e che ho imparato non so dove, che praticamente è questo, cioè tu scaldi dell'acqua bollente, quando tu ti finisci di mangiare passi con un po' di acqua calda il piatto, in caso c'hai una ciotolina e le bacchettine, ma puoi anche avere la forchetta e il piatto piano, insomma, non è. E pulisci il tuo piatto e ti bevi questa cosa, perché acqua calda è cibo, no? Infatti quello è un fatto culturale, uno fa così. In realtà, voglio dire, è il tuo cibo che stai mangiando? Ci aggiungi un po' di acqua calda, cosa cambia? Niente, sempre il cibo è. E te la mangi, a questo punto il piatto è praticamente quasi pulito e lì di grasso non ne hai. Benissimo. Sai cosa c'ha di scarpetta ottimo? È che mentre tu mangi, se mangi lentamente, cascano nel tuo piatto un sacco di microrganismi. Tu con la scarpetta, e questo lo dice un permacultore ingegnere di Buenos Aires, microrganismi. Tu con la scarpetta stai aumentando la tua flora microrganica, che non è solo batterica, nello stomaco. Certo, tu continuamente. È come quando dobbiamo chiedere come si fa, dobbiamo dire come si fa il kefir, non kefir. Cioè, i microrganismi sono dovunque. E loro vanno lì e tu con la scarpetta te li recuperi, te li mangi e ti aiutano a digerire. Perché tra te, come la pianta, e il minerale, c'è sempre di mezzo un microrganismo, quindi più microrganismi hai, meglio è. Sì, sì. Non il pane, forse. Dipende dal pane. No, quella con l'acqua calda. Dipende lo sciacquo. Insomma, voglio dire, è questo, cioè, se voi avete uno scarto eccessivo, cioè quello si riempie troppo di grassi, andate a domandare da dove viene questo grasso. E perché non lo mangiate? Questo sistema riesce anche per i detersivi? Assolutamente, soprattutto. Però ci dovrebbe essere la versione. No, questo. Detersivo bandito. Bandito, no, bandito no. Però, capito, fa tutto l'IM che hai bisogno più di questo. Anche perché il detersivo tu te lo diluisci omeopaticamente, ti resta nel piatto, perché non. È come. I vestiti, cioè bisogna mettere l'aceto poi per togliere il suo detersivo. Se metti l'aceto o il limone mi va bene, ma se no resta il detersivo sopra i piatti. Quindi hai ogni giorno una dose omeopatica di detersivo. No, aspetta, siamo puliti dentro e belli fuori. Se aggiungi l'aceto al detersivo, non so per capire perché. Allora, generalmente i saponi sono alcalini. Quindi per togliere tutta l'alcalinità tu usi un acido. Allora, se tu pulisci la tua roba, soprattutto i maglioni, che ti fa diventare morbido? Non è l'ammorbidente, è l'assenza di sapone che gli dà la morbidezza alla cosa. Allora tu lavi anche con la soda, va bene, anche la lana. Poi però ci devi mettere l'aceto per togliere tutta la soda o quasi tutta. Allora, se voi lavate i vostri piatti con la soda, perché questa è la base del sapone, poi però non li sciacquate con aceto, è ovvio che rimane sul piatto,
non c'è acqua neanche la più non calcarea ma l'altra che vi acida. Sì, che vi toglie tutto quanto, ok? Quindi avete bisogno di toglierla voi. È ovvio che in questo caso, ad esempio, io i limoni li uso e poi le bucce di limone le lascio là, perché quando lavo, lavo col limone e alla fine mi profuma, sono brillanti, ma non ho usato... Che diceva ieri che c'aveva i bicchieri non puliti? Che... Allora, Francesca lava con l'acqua, al massimo sì. L'acido citrico così. Va Filippo a cena a scroccare. Sì, l'abbiamo già detto. Sì, sì. Prende il bicchiere, Francesco. No, ma voglio dire, a me piace lavare, cioè a me piace i bicchieri puliti, no? Proprio un'idea. Ma allora, voglio dire, usi il limone. Ha diventato una cosa, una macchina di rettifica, cioè questo è avanzato, quella si chiama lavastoviglie. No, ma poi un'altra cosa dei bicchieri è questa. Se avete notato, la maggior parte di persone cosa fa? Mette tutto nello sciacquo, come si chiama? Lavandino. Tutto il lavello. Allora, il bicchiere che in realtà è pulito perché non ci sono nati grassi, ok? Sì, in realtà tu basta che lo lavi con l'acqua, veramente rimane, è pulito. No, lo infili dentro, lui si ingrassa tutto perché il vetro, allora dopo c'hai bisogno di molto più sapone. Cioè, capisci che tutto andare a vedere a monte che succede? Semplicemente delle pratiche domestiche. Che io ho vissuto in barca a vela a lungo e in una casa senza acqua. Queste robe qua, arrivano i romani, lavo io, no! Ma sei fissata, tu sono fissata che poi dopo voi tornate a Roma e vi fate le sciacquate. Io invece sono qui che mi rimango con 30 litri di acqua per l'ultimo mese. Qui. Sai che nuova c'è? Lavo io. Allora. Cioè, di solito hanno il desalinizzatore per barche a vela. Ma in realtà con questi sistemi, cioè tu puoi utilizzare solo l'acqua. Allora, sai cosa ho fatto io? Non ho brevettato perché non amo i sistemi di brevetto. Io quando stavo 4 mesi in tenda, sai che facevo? Raccoglievo l'acqua piovana. Cioè, è possibile che le tende ancora al giorno d'oggi non hanno raccoglitori di acqua piovana? Cioè, uno va su in montagna e si porta sull'acqua, se non c'è. Allora dici tu hai la tua tendina, quando piove o anche la rugiada, perché poi lì la condensa, quanta condensa c'è sulle tende? Quanto ci rendiamo conto che c'è la grave? Esiste la condensa, guarda caso quando ci dà noia ce ne rendiamo conto, invece quando dobbiamo fare i sistemi di... Allora lì la tendina c'ha, io ci avevo fatto, avevo preso una vecchia vela di mia madre, mi sono messa la macchina da cucire al centro della stanza, altro che rovinata, e c'avevo sta tenda enorme, no? E allora praticamente questo è il lato, avevo attaccato un pezzo di vela che scivolava così e poi avevo messo un contenitore d'acqua sotto. Allora mi arrivava l'acqua, la prima cosa che facevo la bevevo, facevo il tè eccetera, dopodiché con quell'acqua lì ci lavavo i panni, cioè, insomma io ogni volta che pioveva c'era il giorno della pulizia. Ma tu quell'acqua la usavi subito così, come la raccolta? Da bere, sì, da bere io, allora appena arrivava io la mettevo in bottiglia e la tenevo dentro la tenda, poi quella in più invece ci lavavo, ci facevo le cose. In quella che bevevi, quanto tempo, cioè la mettevi in bottiglia e poi... La tenevo, la dinamizzavo ogni volta, la tenevo, fino a che non c'era un'altra acqua. Non c'avevi ancora l'IM. Guarda, sta pensando al business. No, io avrei detto la perrina, non c'è niente sotto. Comunque guarda che è ridicolo che non sono le tende che raccolgono la rugiada, perché poi lì veramente ogni notte tu c'hai mezzo litro, un litro di acqua. Poi un'acqua delle stelle, un'acqua purissima per il nostro corpo, è vibrazione perfetta l'acqua delle stelle. I tibetani il giorno di Capodanno si puliscono il viso con l'acqua delle stelle per poter rinascere, no? La rugiada di notte. No, no, figurati. C'è quella di Saturno, no, quelli sono pianeti. C'è quella di dello Sa Maggiore, le Pleiadi, Cassiopea. Sacchi di giuta che sennò non possiamo fare. Ah, finalmente fai qualcosa, eh? E se proprio vuoi impiegare in maniera costruttiva il tuo tempo, prova a chiamare Cosimo, senti per la gira spassa. Ma proprio. No, ma se noi scendiamo giù in libri, ognuno. Si mette in testa un po' di argilla espansa, visto che ce n'è diversa. Lì fuori, scusami, guarda, lì fuori è pieno di... Caso ne so. Appunto. Lì, no, se ci metti delle piante forse, ma...
Allora, a che punto siamo arrivati? Siamo allora, dunque, fate girare l'acqua più che potete, e usatela in tutte le maniere possibili e immaginabili e non buttatela mai via perché si accumula ovunque, le piante le accumulano. Una cosa, in questo settore del... Vabbè, se dobbiamo andare avanti, ce lo dico. Mi sta venendo in mente sul grassatore. È utile mettere delle... Prima parlavamo per l'acqua piovana di roccia, è utile mettere qui qualche inerte, perché se il livello fosse poco, anche se è tutta una questione di dimensioni, del grasso potrebbe scappare. Sì, però sì. Però se noi mettiamo le pietre si aggrappa. Sì, sì, sicuramente tutto quello che ti risolve... Ma infatti un po' di grasso... Cioè, il fatto è che io sono abituato ai sistemi dove il grasso non ci arriva mai. Sì. Però, certo, se lo vai a fare per un'altra persona che non sai che cosa succede in cucina, è ovvio. Io non faccio le scarpette dal piatto, per esempio. Cioè, se ce la fai a casa, capito, ci vuole una scuola di economia. No, no, ci vuole un... Cioè, un po' di... un po' di... Che mia madre fa la focaccia, ti so chiedere la ricetta della focaccia a mia madre. Tutti ingredienti, poi dice olio. Ma quanto olio? Tanto. No, 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 ma io ne metto tantissimi. Olio nella focaccia, indefinito. Ma senti, ma se... io prima di partire devo... Se c'è è meglio usarlo, voglio dire, se no... Allora, poi... Acque nere, allora, la domanda che vi faccio è perché acque nere? Chi è che c'ha acque nere in casa? Cioè voi ancora cagate nell'acqua? Dopo tutto il discorso che abbiamo fatto sulle fermentazioni anaerobie che portano il metano. Cioè se siete così io me ne vado. Beh, quindi dobbiamo cominciare a fare la cacca nel secchiere. Ecco. Finite la pelle vicino con il binocchio. E buttare via nel vicino. Basta no, la compost toilet. Allora, la compost toilet in città si può fare, in una roulotte si può fare, ovunque potete fare una compost toilet. Ed è una maniera sanissima, finalmente igienica, questa sì è igienica, perché mettere questa preziosa cacca nell'acqua vuol dire aumentare i patogeni, darlo in mano alla trasmettitrice universale e praticamente abbiamo invaso tutta un'area di patogeni. Quindi veramente è una cosa ridicola. Vabbè, comunque esiste. E quindi come facciamo a usare queste acque grigie, queste acque nere? Almeno le ripuliamo e le accumuliamo in piante. Che cosa c'è da battere qua? Qui c'è da battere un sacco di cose, qui c'è non solo sedimento e materia, ma c'è tutti i patogeni biologici, ok? C'è tutta la parte biologica che invece nelle acque grigie quasi non esistono. E qui, di nuovo, torniamo a parlare di microrganismi, perché sono loro che fanno il lavoro, ok? In realtà dipende dalla forma che diamo, cioè, vedete che la forma è sempre importante, alla forma che diamo a questo liquido che passerà attraverso una fitodepurazione, molto del lavoro viene fatto non solo dai microrganismi, che sono gli ultimi a lavorare, ma dalla meccanica, dalla sedimentazione, dalla morte naturale, perché gli facciamo passare a questi poveri patogeni un tempo veramente tragico, alcuni muoiono. Nell'assorbimento radicale delle piante, che le piante hanno la funzione principale delle piante nella fitodepurazione è di portare l'ossigeno in basso, grazie alle radici, e quindi di rendere una zona anaerobica, di renderla aerobia. Anaerobia, aerobia, ok? Questa è la principale funzione che hanno. Però loro anche assorbono metalli, ok? Cioè la radice anche lavora in concomitanza con i microrganismi. Però se loro mi portano già giù a 40 cm, mi portano l'ossigeno in un ambiente acquoso, perché se io ho acqua lì l'ossigeno non mi va, ok? Perché se noi mettiamo della terra e la riempiamo di acqua, dopo un po' di giorni la puzza è evidente che la fermentazione anaerobia sta succedendo. Quindi a questo punto io metto la pianta perché mi fa, uno mi porta giù l'ossigeno, due mi fa il supporto di tutti i microrganismi. Quindi più radice ciò e più io ci avrò microrganismi. È come il biogoglio, cioè la superficie dove loro attaccano, ok? Sei stanca, lo so.
un po' di mal di stomaco. Mal di stomaco, mandorle, mela, caffè, zucchero. Gira, questo in senso orario, perché vabbè, così. Ti vedevo con l'aria. E quindi a questo punto noi andremo a cercare delle piante acquatiche che abbiano una superficie radicale molto ampia, delle piante possibili, torno un attimo indietro e dico, ci sono vari sistemi di depurare l'acqua, sistemi con piante flottanti, cioè a superficie libera, ok? Questi sistemi funzionano, però c'è bisogno di una superficie enorme rispetto a quelli di cui adesso parleremo. E poi ci sono invece quelli subterranei, ok? Gli SS. Però questi qui ci sono due tipi, uno in cui voi fate andare il fluido in maniera verticale oppure in maniera orizzontale. Quella verticale, parlo prima di quelli che non uso io, così li togliamo di mezzo, quella verticale andrebbe bene, l'unica cosa che è uno scavo maggiore perché sono 80 centimetri. C'è una parte aerobica e una parte anaerobica, quindi c'è produzione, vi ho fatto vedere, vi ho detto, no? Che a seconda del batterio io gli do un elemento, tipo gli do carbonio e quello aerobio mi produce CO2, quello anaerobio mi produce metano, io gli do zolfo, quello aerobio mi produce solfiti, quell'altro mi produce acido solfidrico, io gli do e quindi mi viene, ok. Quindi togliamo quella verticale e partiamo con quella orizzontale, quella che io conosco, che faccio, eccetera. A questo punto ho bisogno solamente di 40 centimetri. Vado a scegliere piante con grande ramificazione. Vado e scelgo. Io vado nella laguna o il fiume più vicino, prendo le piante e le trapianto, ok? Quindi quelle che sono locali vuol dire che d'inverno resisteranno questo tipo di cose, quindi ovviamente tife, fragmiti, se chi ne ha più ne metta, ci sono tutta una serie di quantità di piante che possono fare il suo mestiere. E anche qui però gli do io la flora batterica o fungina che mi interessa, cioè gli M comunque li butto dentro e loro troveranno il loro... Cioè io devo essere sempre molto accorta a dargli... Una flora molto ampia, quindi è ovvio che se io le vado a prendere in un sistema silvestre le piante già c'hanno, se invece le compro in vivaio e forse ce n'hanno un po' meno. Scusa, non ho capito. Sì, un cesso normale, il famoso cesso. Ma per esempio... chiamasi un cesso, non so qui come si chiama. Per esempio la separazione della cacca per la pipì. Se ce l'hai, se è un cesso normale non dividi niente, almeno che tu non hai un orto, una cosa, hai bisogno dell'urina. L'urina è... Allora, scusate un attimo, premesso. La cacca è un scarto del corpo e ha patogeni. Cioè, e ha tutto un mondo bio, tutto un mondo batterico, e ovviamente è uno scarto, cioè quella roba lì bisogna trattarla in maniera igienica. L'urina non è uno scarto del corpo, è solo un riequilibratore del sangue, è sangue. Allora, noi è schifoso perché la cultura ci fa, oh l'urina, ma voglio dire, l'urinoterapia, cioè ti bevi la tua urina tutto il giorno, evitando come la grappa la testa e la coda, è una delle... provata, è una delle terapie più forti per tutti i problemi di pelle, herpes, cose di questo genere. Un secco di acqua nel deserto. Allora, come tu puoi bere l'acqua di mare? Così tu puoi bere la tua urina, cioè è un'acqua minerale, sa di zuppetta. Il primo giorno che abbiamo fatto, anni fa, eravamo con quattro amici, tutti col flute, la mattina alle 6 di mattina, e abbiamo fatto il cinque per iniziare questo. Capisco che culturalmente abbiamo un blocco, ma se andiamo a vedere non solo la medicina italiana di qualche secolo fa, ma quella cinese, tibetana... Peccato, per questo gliela raccontiamo, perché... Nel bicchiere sporco di Francesca,
che almeno insomma, un attimo un po' più di emozione, che se no sei troppo pulito. No, a parte gli scherzi, allora, sappiamo che è sterile l'urina, ok? Se non abbiamo infezioni urinarie. È consumata fresca. È sterile. Immediatamente, è certo, è piena di... qualsiasi cibo, i batteri mica aspettano il tuo permesso, dato che è pieno qua di spore e di funghi, è ovvio che c'è cibo, vai. Allora, è sterile, la puoi usare per disinfettarti, ci sei in un luogo, anzi sei comunque... Se ti pizzica una medusa, la manna sua... Se c'hai infezioni, se non la vuoi bere, se c'hai herpes, infezioni, la metti direttamente sopra, anzi assorbe attraverso il corpo. Ti regolarizza tutti gli ormoni, dov'è Manuela? Ti regolarizza tutti gli ormoni perché se c'hai disturbi, se c'hai e non la bevi, ma almeno mettitela nel corpo da qualche parte perché sotto la lingua un po'. Allora, la scarica perché tu hai a livello sia linfatico che del sangue, tu hai sempre un controllo della pressione, minerario, eccetera. Quindi togli quello che ti... tu potessi mantenere, ma insomma togli quello che... In realtà se tu mangi in una certa maniera, mangi correttamente, quasi l'urina ne fai sempre meno, sempre meno, sempre meno. Perché beviamo tanto che la facciamo, ma delle volte le puoi fare anche pochissimo perché sei talmente equilibrata che proprio perdi quello in più che... Allora, da un punto di vista minerario, l'urina è piena di minerali, quindi riberla, ovviamente riassorbi quello che hai momentaneamente, hai un eccesso di magnesio, ok, lì è piena di magnesio, ma quando tu la ribevi non c'è più l'eccesso di magnesio, quindi la riassorbi. Poi comunque decide il corpo cosa fare a livello dei reni. Ma se hai l'ormone, ancora meglio, perché alle 4 o 5 di mattina c'è un check-up, stavo dicendo un check-in, insomma... C'è un check-up del corpo in cui gli ormoni vengono tutti, ok, quello, quell'altro, quell'altro, quell'altro. Se tu più che berti, se tu ti metti sulla pelle questa urina, oppure sotto la lingua, il corpo riacquista questa conoscenza e quindi di conseguenza si riadatta. Ma... No, mi sembra strano appunto come ragionamento, se il corpo ha già deciso che... Ma come quando cascano i capelli, non è che cascano i capelli... E quindi i poverini non devono, perché ricrescono. Perché c'è un ciclo, cioè noi tutto il corpo lo dobbiamo sempre continuamente, siamo sempre in movimento, l'acqua del nostro corpo è sempre in movimento, quindi le molecole continuano a cambiarsi. Quindi diciamo è un ciclo chiuso che in realtà esce e poi dopo rientra, poi esce, poi rientra. Non siamo cicli chiusi ovviamente, quindi qualcosa deve uscire e deve rientrare. Siamo anche arrivati a questo, non pensavo. Di prima mattina? No, ma ci sono dei malati, guarda che anche in Italia si usava qualche 50-60 anni fa. Ci sono delle malattie che si andava a cercare l'urina di un bambino, del presidente. Senti, volevo chiedere, ma appunto nel caso di uno che si ferisca, e magari questo ha appena fatto. Sì, assolutamente, scherzi? Anche per le meduse, cioè generalmente quando hai il dolore della medusa non ti viene proprio voglia di far pipì, per cui... Quindi non è possibile che sia infetta in qualche modo? Se non hai un'infiammazione delle vie urinarie è sterile, non ha batteri, non ha niente. Quindi non è uno scarto, diciamo, da allontanare dal corpo come lo sono le feci, è un riequilibratore della pressione sanguigna, dei minerali. Anche per questo si prendono gli ormoni di prima mattina? Per il check-up che c'è la mattina, certo, per gli ormoni, soprattutto per gli ormoni. Sì, comunque fa un bene, ce l'ho fatto per 4 mesi, c'è una forza, un'energia che dici, ma allora perché qua... Va bene, dove siamo arrivati? Al cesso. Guarda, dipende che cosa c'hai da curare. Allora, se sei veramente messo male, quindi c'hai una forte malattia, i medici dicono di prendere tutta quella che fai, però evita la testa e la coda, perché la prima la pulisci le vie urinarie, poi te la prendi, quella te la bevi e l'altra la lasci andare. Quindi puoi bertela sempre.
anche se stai bene. Se stai male, ovviamente lì. Se no, la pigli solo quella della mattina. Io, ad esempio, adesso che non la sto bevendo, me la metto un po' a contatto della pelle, che comunque sia, viene assorbita e mi dici qualcosa. Poi il periodo dico, non fa niente. Però, insomma. È una terapia usatissima, India, Cina, voglio dire, migliaia e migliaia di persone, ma anche qui nel Mediterraneo c'era. C'è un film del realismo degli anni 50 che inizia proprio con questo bambino che fa pipì in un contenitore, io me lo ricordo in questa chiesa, in un Mediterraneo caldo, e poi gli portano questo bicchiere a questo vecchietto e glielo fanno bere. E a me mi impressionò moltissimo, dovevo essere piccoletta quando vidi, non so più che film è. C'è anche un metodo di assunzione della malta muscaria, che siccome contiene delle altre tossine, oltre che la muscarina, che potrebbe dare fastidio, veniva fatta bere ai soldati più giovani, ai guerrieri più giovani, sembra siano sempre popoli nativi sudamericani. E poi raccoglievano la pipì e veniva fatta assumere da chi invece doveva fare l'esperienza psicotropa, perché aveva la muscimina già elaborata, è meraviglioso. Quelli più forti si potevano un po' intossicare e stare un po' male, quelli che dovevano fare l'esperienza prendevano solo bellissimo. Il principio attivo. Fantastico, questo non sapevo. Interessante. Però mi sembra di ricordare, se uno fuma, per esempio, non va bene l'uso, o se usa altre medicine. Ma sicuramente siamo sempre lì, sì, certo. Io mi dicevo no, non devi bere, io bevevo vino, andavo avanti così tranquillamente, mi ha fatto solo che bene, per cui provare per credere, no, provare per non credere, solo provare. Allora, siamo arrivati al cesso. Dunque, la fitodepurazione quindi avviene che tutte le acque nere vanno a finire su un IMOF. L'IMOF è un sedimentatore, un degrassatore, esce di lì il più velocemente possibile e va direttamente in una fitodepurazione. Allora, la fitodepurazione, in questo caso c'è microorganismo depurazione. Cosa fate? Vabbè, questo è un classico esempio, poi ce ne sono diverse, ma il principio è che la parte che esce da qua, adesso scusate, non è in scala, non è a livello, la parte che esce da qua deve finire in un luogo, mettiamo che questo qui sia un rettangolone, in un luogo dove viene, diciamo, come si dice? No, è tutto sotto acqua qua. Però la cosa importante è che parta tutta, cioè mi dimenticato che arriva qua, per cui viene diffusa e quindi a questo punto parte in tutte le direzioni, per tutta la lunghezza della sua parete, no? No, filtrata no, perché non è filtrata qua, ci sono delle pietre grandi, ma è diffusa in tutta la lunghezza, diciamo, perché sennò va in questa direzione qua sola. Invece lei entra in questo una parola stupida. Pietre grandi. A questo punto parte. Come è fatta questa qua? Beh, semplicemente, e qui abbiamo invece il suo raccoglitore. Allora, come è fatta? È fatta che ha tre livelli. Il primo livello sono pietre grandi, poi ci mettete un tessuto non tessuto per non mischiare i livelli. Questa è fatta con pietre piccole, ok? Ghiaia. No, c'è tutta acqua, l'aria non c'è. Tessuto non tessuto, sì, che passi l'acqua. E poi qui sempre tessuto non tessuto e qui mettete la sabbia. Qui c'è di nuovo questa parete in cui entra in sassi grandi, per cui esce dal basso e c'ha, ecco, a questo punto c'ha un contenitore esterno dove controllate l'altezza. È un contenitore che c'ha un tubo che potete staccare e questo vi controlla il troppo pieno. Quindi se dovete ossigenarlo perché è entrata troppa roba e c'è una fermentazione anaerobica, voi li togliete questo primo pezzo di 20 cm, si abbassa il livello, si riossigena tutto, lo rimettete e riparte. La grandezza, e qui è il problema della legge. La legge esagera, quindi sempre fate una fitodepurazione sottodimensionata, perché sennò dovete andare via voi per fare tutto un parco giochi di acqua, perché loro chiedono 4 metri quadrati, perché si calcola il quadrato per persona, il che è veramente un'esagerazione, perché già se mettete 3 persone diventa enorme. Diciamo che
sulle 4-5 persone basta un metro quadrato, funziona. Ok, la cosa interessante di questa qui, che è, queste sono solo 40 centimetri, ok? La cosa interessante di questa è che è quella che funziona meglio d'inverno. Allora, d'inverno ovviamente parte delle piante muoiono, però cosa rimane qua? Rimangono tutto l'apparato radicale. Quindi i microrganismi ci sono. Se questo è abbastanza protetto dal verde che muore sopra, non avete problemi, lei continua a lavorare. Ok, lavorerà meno, è ovvio, ma lavorerà. Infatti il momento critico è l'inverno, ok? Poi un'altra cosa che è importante è che non ci siano acque libere qua. Allora cosa fate? Voi avete la sabbia, trapiantate le vostre piante, la tifa è classica, però potete piantare anche sedano selvatico, phragmites, quello che volete. E a questo punto cosa fate? Il livello deve essere, dell'acqua deve essere un centimetro più basso della sabbia, di modo che zanzare non vanno a porsi. Ci sono ormai letterature di tutti i tipi, 20 anni fa non c'erano, adesso ormai c'è di tutto di più. C'è un bellissimo libro inglese che si chiama Sewage Solutions, che è veramente molto molto bello, io lo uso come riferimento, non ce l'ho con me. Come si chiama? Sewage Solutions. Comunque bisogna pulirla dopo, ogni tanto. No, non è Sewage Solution, ma è lo spelling, io sono un disastro. E sewage sono le discariche, reflui dell'acqua, solutions. È britannico comunque, come libro è molto carino, perché ti parla tutti i cicli, molto carino. Chi è l'autore? Cerchiamo su internet. Tu guarda sewage solution quando sai lo spelling e lo trovi. Solutions. Ti parla anche della compostola, ti parla di tutto. Anche perché è legale in Inghilterra, in Italia non esiste, non c'è legislazione. No, no, inizia a esserci però. O sulla fitodecorazione? Sulla compostoglia. No, fitodecorazione ormai in Italia, anzi. Ma è possibile pensare che questa vasca che tu immagini rettangolare parla, volendo trasformare un sistema che già esiste in campagna, cioè la fibra da IMO? Intorno è stato fatto un grande fossato. Se si isola questo fossato, si può fare questo sistema intorno alla IMO? Puoi fare dove vuoi, l'importante è che l'acqua della IMO finisca lì dentro e che abbia un percorso, perché ovviamente l'acqua qui deve avere un percorso, un certo tot di metri, affinché l'acqua si pulisca. Che ora è? Ok, va bene. A questo punto quest'acqua che esce di qua la mandate ai bambù e tanto vi fa materia di costruzione. Ma ecco, i bambù a che cosa può servire? Per tutto, per costruire quello che vuoi, per mangiare, perché i germogli di bambù sono molto buoni. Perché tipo dei miei amici hanno fatto questo campo di bambù per ascoltarlo. Vabbè, anche quello è bellissimo, lei ha fatto organizzato dei concerti. Scherzi? Con dei jazzisti che li ha messi dentro tra il bambù e tutta la gente fuori, c'è una roba sì, sì. Solo che loro con tutto che avevano fatto una barriera abbastanza profonda non c'è barriera per i bambù, ne tagli e costruisci, cioè non è una materia, non... dillo a tutti che vanno a prendere, ma che scherzi? Ma si può e lo sai dove? Mettiresti un fico, per favore? No, c'è freddissime con la neve. In Giappone c'è la neve. No, perché è molto... Guarda, senti, prova. È un po'... Cioè, buono, mangio, però... Più che altro non è... In Italia non cresce la costruzione, cresce solo la...
Ma forse è tutto il fico che non è buono. Una parete da... non è maturata. No, non è maturata. Se vai alla Reggia di Caserta. Scusami, ti metto nella piantina. Di bambù, dei bambù di questa sezione, altri 10-12 metri. Penso che si possa costruire. Ma che di questa sezione, cioè, non me lo ricordo assolutamente. Però che... dov'è il presidente? Perché la sezione c'entra lo spessore della parete. La parete. Però immagino che per essere così di 10 no, non è detto. Sarà un centimetro almeno. Non è detto. Perché no, pure quella è la questione, che soltanto certi bambù, poi, a parte che vabbè, dipende da cosa vuoi costruire, da cosa, però soltanto un certo tipo di bambù lo puoi usare per la costruzione, perché ha la parete da 2-3 centimetri. Quindi, ma quelli che crescono in Italia, magari può essere che... Quelli che crescono in Italia che cosa? Non sono adatti? Pareti spessi. Mamma mia, ci sono alcuni fortissimi. Poi non è tanto la parete che fa la resistenza delle buone, è la forma circolare. Quindi puoi avere tipo un 4-5 mm, forse un po' di più la parete del singolo. Ma in realtà la forma te lo fa resistentissimo. Scherzi? Vabbè, comunque dipende dalla costruzione. Cosa ci devi fare la circolare? Fai geodesico o fai quello che vuoi? Va bene, io direi che ci siamo, no? Che dici? Tette verdi stasera? Sì, alle tre stasera, questo pomeriggio. Sacrifica parte della siesta, quindi. No, la faccio qua, la sotto il tappo. Sappiamo, sperimentato di un ottimo modo. Tu vieni pure alle 4. Ma facciamo alle 3. Grazie. Ma la prima sera è stata